tutti, io sono Ale D e oggi siamo tornati al liceo Dolce Amoris per fare l'ottavo episodio di Dolce Flirt. Eravamo arrivati a questo punto, al punto degli esami evidentemente. Io sono rimasta in pigiama per tutto questo tempo e ho deciso che resterò così fino a che non mi daranno un nuovo outfit, o meglio fino a che Castiel non mi darà il nuovo outfit per l'appuntamento con lui. E nulla, io direi di cominciare immediatamente l'episodio. Non te lo dirò, mi hai mentito, ma visto che sono di buon umore ti parlerò di un altro avvenimento che si avvicina. Ah, sì, mi ero anche dimenticata che eravamo arrivati a questo punto. Lei ci stava dicendo qualcosa, ma non sapevamo cosa. Si tratta di una corsa di orientamento. Cosa e perché il liceo prepara una cosa del genere? La corsa sarà aperta anche al pubblico esterno al liceo. Ciò permetterà di raccogliere fondi per altro. Sei terribile, ma non potresti dirmene di più? Sì. Ti ho già detto della corsa, mi sembra abbastanza. E poi mi piace l'idea che passerai tutte le vacanze a cercare di immaginare di cosa si tratta. Va bene. Non mi fa così ridere. E poi perché parli di vacanze? È vero, le vacanze cominciano domani. Lo avevi dimenticato? No, che dici? Sì, vabbè, un po'. Hai davvero la testa tra le nuvole. Nessuno studente avrebbe potuto dimenticarlo. Voglio dire, le vacanze. Sono successe tante cose ultimamente, non mi sono neanche concentrata sulle lezioni. No, effettivamente no. Ah, le lezioni. Mi viene in mente che sarebbe il caso che cominciassi a ripassare. Ripassare? E perché? È andata via. Per gli esami? Sveglia Alessia, sveglia! Non so se ha parlato a tutti della corsa di orientamento, ma io ho voglia di parlarne agli altri per sapere che ne pensano. Magari ne hanno già fatta una. Va bene. Me ne tornerò a casa, non mi piacciono questo tipo di cose. Come cosa? Non hai notato che tutti sono strani? No, non mi pare. Haha, ho l'impressione che domani mi divertirò un sacco. Ho come un presentimento. Ma che sta succedendo? Lady, potresti prestarmi i tuoi appunti del corso del signor Farais? Sì, se vuoi, perché? Non so dove siano finiti i miei. L'ho vista nella borsa per trovarli. Ecco, ma non scordarti di ridarmeli. Non ti preoccupare. Ah, ma per gli esami! Castiel dice che tutti sono strani per gli esami, altrimenti non si spiega. Ho appena saputo una cosa troppo forte. Peggy dice che ci sarà una corsa di orientamento qui al liceo. Io non ho capito perché è così entusiasta, però vabbè. Peggy dovrebbe smetterla di mettere il naso ovunque, doveva restare una sorpresa. Che sorpresa! Spero tu non l'abbia detto a troppa gente. Mannaggia, ti ho incontrato troppo tardi. L'ho già detto ad alcune persone. Non è stata una grande idea. Peggy lo avrebbe detto comunque. Sì, è vero. Sì, è vero, ecco, appunto. In ogni caso, mi sembra grandiosa. È grandioso. Non vedo l'ora. Volevi dirmi altro? Perché sono nel pieno del ripasso. Anche tu, vi siete tutti messi d'accordo? Ma è logico, visto che gli esami sono domani. Te ne sei scordata? Soprattutto sei tu ad aver ritrovato la busta con gli esami. Oddio, quindi Castiel intendeva questo. Te ne eri scordata? No, per niente, avrebbe potuto dirmelo però. No, per niente, secondo me, ride alle mie spalle. No, per niente, che razza di idiota. Io ci andrei giù pesante, sinceramente. Io farei la C. Facciamola C. Chi, Castiel? Non prendertela per così poco. L'importante è che tu lo sappia adesso. Sì. Faresti meglio a cominciare il ripasso allora. Eh sì. Mannaggia, devo mettermi a ripassare. Devo dire due parole a Castiel. Avrei potuto dirmelo che c'erano gli esami. Attenzione, litigata epica con Castiel. Che ci fa ancora qui, signorina?
Vada a casa se non ha più lezione. Gli alunni sono autorizzati a restare a scuola solo per studiare, non per passeggiare per i corridoi. Sì, preside. Vabbè, vuol dire che ripasserò a casa mia. Torno al liceo il giorno dopo, con i crampi allo stomaco. Gli esami sono questo pomeriggio, devo trovare Iris per farmi ridare i miei appunti, visto che deveva lei, non ho ripassato. Proprio lei. Capiti a pennello. Come stai? Dormito bene? Sei in forma? Sì, tu sei malata? No, per niente, perché non ho diritto... No, per niente, perché non ho diritto a chiedere a una compagna di classe come sta? Mi sembra comunque strano. Dai, sputo il rospo, che ti serve? Hai visto gli esami, no? Ah, ecco. Hai visto gli esami, no? Quando hai dovuto ridarli a mio fratello, li hai guardati? Ti ricordi delle risposte? No, ti sbagli, non li ho guardati. Non sono certo come te. Neanche io li ho guardati, nessuno avrebbe dovuto trovarli in teoria. Non si può certo dire che tu li abbia ben nascosti. Pensavo che mi saresti servita a qualcosa, invece spostati, va, devo trovare un altro modo per riuscire a passare l'esame. Non sarebbe più semplice studiare? Studiare da sfigati. Non ho avuto tempo. Di piuttosto che non hai avuto voglia. Ah, beh, certo. Eccoti qua, lurido. Allora, pronta per gli esami? Ma non potevi dirmelo ieri? Se non avessi ripassato, ora sarei davvero nei guai. Non avevo nessuna ragione per dirtelo. Sei abbastanza grande per spiegartela da sola. Stronzo, però, c'è da dire che è stronzo. È vero che aiutare gli altri non fa parte delle tue abitudini. Se per una volta avessi voluto essere gentile, perché a te non è mai successo di dimenticare una cosa del genere? Facciamo la B. Se per una volta avessi voluto essere gentile. La barra è scesa. Dovresti saperlo ormai, che non sono una persona gentile. La mia domanda era un'altra. Sei pronta per gli esami? Diciamo. Respira, è solo un esame di fine trimestre. Anche se vai male, non sarà la fine del mondo. Avrei preferito non andare male. Sì, è vero, non dovrei prenderla così sul serio. Taci, per favore, devo concentrarmi su ciò che ho ripassato ieri. Avrei preferito non andare male. Dovevi cominciare prima il ripasso, allora. Non è colpa mia se l'ho dimenticato. Bene. Ciao, Lady. Ciao, Iris. Mi hai riportato gli appunti? Certo, grazie mille di avermeli dati. Gli altri li avevano tenuti per ripassare. Anch'io avrei voluto tenerli, se solo mi fosse ricordata che c'erano gli esami, ecco. Eccoli, e ancora grazie. Mi ridà gli appunti. Meglio mettermi in un posto tranquillo per ripassare. Tipo dove? In biblioteca? Spostati, blocchi il passaggio. Ma certo, sua maestà. Le tue arie da gran donna spariranno quando vedrai Castiel. Al tuo posto sarei zitta. E perché? Non fermi cosa? Le tue arie da gran donna spariranno quando vedrai Castiel. Al tuo posto sarei zitta. E perché? Diciamo che forse per sbaglio, senza volerlo, ho raccontato ciò che mi ha detto Carla. Aspetta, parli di ciò che le ho raccontato durante la serata. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Davvero pensavi che me ne sarei stata zitta? Per colpa tua mi sono beccata una sospensione, quindi adesso siamo pari. Dovresti aver passato l'età di queste bambinate. Pensi, ma tu non credi di non avere più l'età per fare i pigiama party? La prossima volta che vuoi giocarmi un brutto tiro, è meglio che ci pensi due volte. Ma guarda che... Mannaggia, questa me la paghi, maledetta quest'ambra. Oddio! Quindi Carla è andata a dire a Castiel che a me piace lui. Allora Ambra gli ha detto tutto. Oddio, ragazzi.
Faccio finta di niente, gliene parlo. Gliene parlo. Cioè, io farei finta di niente perché a lui fondamentalmente non frega niente di me, da quello che mi dimostra. Però gliene parlo, così si scoprono le carte. Senti, riguardo ciò che ti ha detto Ambra, oddio. Quanto mi ha fatto ridere la sua storiella, credo di non aver mai riso tanto. Come le viene in mente di dire delle cose simili? Non le hai creduto? No, perché sei un po' stupidina. Ma non al punto da prenderti una cotta per uno che non ti sopporta. Non è vero che non mi sopporti, o sì? Sì, ti trovo una grande rompi... Ah, ok, forse abbiamo cominciato col piede sbagliato. Completamente. E poi prenderti una cotta per uno che ti tratta come fa... Come faccio? Beh, si chiama volersi male. Sì, vabbè, cambiando discorso, non hai cominciato il ripasso? Ma... Come cambiando discorso? Ma mi ha spezzato il cuore! Come cambiando discorso? Ma scusa, ma... E poi prenderti una cotta per uno che ti tratta come faccio. Beh, si chiama volersi male. Sì, vabbè, cambiando discorso. Non hai cominciato il ripasso? Va bene. Chiediamogli di questa cosa. No, non si vede? Allora dovresti cominciare a farlo. Non ho bisogno di ripassare, tu piuttosto. Pensavo di trovarti col naso nei libri a ripassare. Sto cercando un posto tranquillo per poterlo fare. Mi piacerebbe, ma non c'è modo di trovare un posto tranquillo. In qualsiasi posto io vada c'è qualcuno che ripassa. Ma ragazzi, io sono... Mi ha spezzato il cuore. Mi viene da piangere, oddio. Ma praticamente pensavo che mi amasse, la barra, gli appuntamenti e tutto, e cioè... Io mi sento male. Facciamola. Non sei nel posto giusto allora, lo avevo notato. Che poi io mi aspettavo una scena tipo io che scoppio in lacrime e vado via, tipo sei uno stupido, cose così, e no, io sono sconvolta veramente. In genere non c'è nessuno qui in giro e adesso non riesco a trovare un solo posto dove non ci sia nessuno. Non sei mai contenta, eh? Vorrei solo poter ripassare in pace. Qui credo non sia il caso. Non potresti andartene, così avrai un posto. No, non te lo faccio questo favore. Cerchi ancora un posto tranquillo? Sì. Dai, vieni, mettiti qui. Mi fa pena vederti in questo stato. Davvero? Oh, grazie. Davvero, ti arrabbi così tanto per niente. Finalmente in pace. Allora vediamo questi appunti. Ho letto fino all'ultima riga degli appunti. Vorrei tanto chiedere agli altri se possono aiutarmi a ripassare le cose che non ho capito. Ma ci spezza il cuore e poi ci aiuta. Però ci ha detto che gli facciamo pena, un po' come gli faceva pena Ambra da piccola. Io non ci sto capendo niente, ve lo dico. Cioè, boh, veramente, boh. Anche se non è il tuo forte, non potremmo ripassare insieme? Ti sei risposta da sola, i ripassi non fanno per me, ci ho provato. Ah, così.
Lisandro, mica vorresti aiutarmi col ripasso? Sono in piena fase scrittura. Se mi fermo perdo il filo. Torna tra un po', ti va? Ok, grazie. D'accordo, va bene. Pronta per gli esami? Non proprio, avrei voluto ripassare con qualcuno gli argomenti che non ho capito. Spero troverai qualcuno. Che stronzo, mamma mia, che puntata di merda. Non trovo nessuno per ripassare. Lascia perdere, hai ripassato tutto il giorno. Non hai voglia di svagarti un po'? Sì, hai ragione. No, davvero, preferisco ripassare. Qui anche ho visto che se rispondo sì, hai ragione, non mi sblocca l'immagine finale. E quindi, per forza di cose, devo dire no, davvero preferisco ripassare. Come vuoi, è andato via. Vado verso il cortile per ripassare da sola, visto che nessuno ha voluto ripassare con me. Ehi, alza la testa. Cosa? Vedi illustrazione episodio 8, ecco. Ed ecco qua. Ta-na-na-na-na. Non va bene ripassare a stomaco vuoto, grazie, mi ha regalato uno snack. Si è seduto accanto a me a mangiare, io continuo il ripasso. Difficile concentrarsi, sì, in effetti. Allora, finito? Sì, è l'ora X. In bocca al lupo, visto come hai studiato, secondo me andrà più che bene, lo spero. Prendete posto, per favore, borse e zaini in fondo alla sala. E prendete solo l'indispensabile, ho male alla pancia. Pensa Castiel. Girate i compiti solo quando vi sarà detto. Il professor Farais ha messo i compiti girati sui banchi. Tutti hanno avuto il compito bene, potete cominciare. Cominciare l'esame. È come tornare a scuola. Devo fare l'esame! Ma vero? Ma siete seri? Devo farlo io l'esame? Oddio! Mi prendo un colpo. No, aspetta, questa non me l'aspettavo. In che paese il kimono è la tenuta tradizionale? Cina, Tokyo, Giappone, Mangaland? Allora, ho controllato e ho visto che questa l'ho fatta giusta, Giappone, questo era, questa l'ho sbagliata, io ho messo questo, in realtà era mustard, colonnello mustard, che io non sapevo assolutamente, 36 è giusto, qui ho messo nord, in realtà è sud, questa l'ho fatta giusta, questa è giusta, e questa qui l'ho sbagliata, non è Zelda ma è Navi, un'altra cosa che io non conosco, non ci ho mai giocato. Questa è giusta e questa è giusta. Visto che ne ho sbagliate solamente 3 e non tipo 30 su 25, io direi di lasciarlo così, perché alla fine l'ho fatto io. Tempo finito, posate le penne. Il professor Farais ha recuperato le copie di tutti. Le copie di tutti, sì. Vi auguriamo buone vacanze, tornate in forma. Credo sia andata alla fine. Vacanze, tutti vanno via correndo. Ah sì, è tipo High School Musical. Estate! Estate! Ok, abbiamo capito. Tutti gli alunni sono usciti. Anche io vado verso l'uscita, ok? Credo che i miei mi porteranno qualche giorno al mare, mi farà bene. Brava, hai finito l'episodio 8. Oh, abbiamo finito questo episodio che è stato assolutamente stressante, pieno di emozioni strane, visto che Castiel prima mi spezza il cuore, io mi sento personalmente presa in causa. E prima ci spezza il cuore, poi invece ci aiuta, ci porta il pranzo, ci aiuta a studiare, si siede accanto a noi, io non ci sto capendo niente, poi dicono che noi donne siamo complicate, proprio sessismo, a go, vabbè. E vediamo che cosa succederà dunque nell'episodio 9. Finalmente in vacanza al mare, il meritato riposo, ma da sole, in spiaggia ci si annoia, chi incontrerai in riva al mare?
Boh, io non ne ho idea, non so se incontreremo personaggi nuovi, forse sì, ma spero soprattutto di incontrare Castiel. Cioè, voglio dire, o a meno che non ci faranno fare tipo quelle cose tipo storie dell'estate, storielle dell'estate, boh. Spero che questo strano episodio vi sia piaciuto, io sono sconvolta veramente, fatemi sapere che cosa ne pensate su Instagram e dove volete, io vi mando un bacione, tutti i link in descrizione e ci vediamo al prossimo Dolce Flirt, anzi alle vacanze, non più al Dolce Amoris ma al mare evidentemente, con nuovi incontri, speriamo che di incontrare Castiel in costume a torso nudo, io non vi ho detto niente. E nulla, ci vediamo al prossimo Dolce Flirt e ai prossimi video. Ciao!